passiamo a un altro progetto, e ce ne parla Ernesto Zanarella. È un progetto di innovazione anche questo, e parliamone perché sembra anche molto appetitoso oltre che, sì. Che innovativo. Bene, grazie, buongiorno. Allora, noi abbiamo realizzato questo packaging per il imballo per mozzarelle per un cliente tedesco. E la domanda è stata quella di trasformare un... Devo ripartire? No, prego, prego. Oh, trasformare questo imballo che prima era composto da una vaschetta in polistirene e un coperchio in plastica ancora, un film che lo decorava, in un materiale molto più ecosostenibile, in polipropilene, quindi un materiale riciclabile completamente. E poi la cosa che abbiamo noi integrato è un film da 2 grammi, che al posto dei 7-8 grammi di coperchio abbiamo ridotto di 7-8-10 volte il contenuto di plastica e anche il volume, ma questo film consente di aprire, ridurre il liquido contenuto senza versamenti o altro, e poi di aprire totalmente la confezione e richiuderla. Prego. Sì. No, stavo ascoltando. Sì. Prego, continui. No, voglio dire, quindi questo studio ci ha consentito di ridurre notevolmente l'impatto ambientale, perché abbiamo ottimizzato anche la dimensione della vaschetta, che in questa maniera ha potuto essere abbiamo potuto imballare dei bancali con il doppio di contenuto di vasetti di mozzarella anche in altezza, e abbiamo ridotto quindi il numero di autotreni necessari per trasportare i prodotti. Quindi, riduzione materie plastiche, riduzione materie plastiche, riduzione dell'impatto ambientale, riduzione quindi anche della CO2 prodotta. Tutto bene? E poi abbiamo anche dato soprattutto un servizio al consumatore importante, perché il consumatore, al posto di rompere l'imballo, no, il film della mozzarella, no, la vaschetta, e versare il liquido attorno, in questa maniera abbiamo potuto aprire gradatamente il film, versare il liquido di governo e poi accedere al contenuto più facilmente. E a questo punto però anche ottimizzazione dei processi. Certo che sì, abbiamo tolto il coperchio, abbiamo tolto completamente tutto il magazzino necessario per imballare, per tenere a stock i coperchi, abbiamo tolto completamente l'impianto che serviva a posizionare il coperchio sui vasetti sigillati. Abbiamo anche ridotto così lo spreco del film, del top film che serviva a sigillare, perché passando da un vasetto rotondo siamo passati a un vasetto rettangolare, ottimizzando del 150% lo spreco di film per il coperchio. E poi c'è anche da dire che quel coperchio si può chiudere almeno per 20 volte, esatto, in si maniera può richiudere. Completamente sì. Sicura, quindi sì. C'è anche... una maggiore tempistica di conservabilità del prodotto. Assolutamente. Perfetto. Richiudendolo quindi si può riporre in frigo e il profumo interno del prodotto non viene disperso e neppure viene contaminato dagli odori della dispensa del frigo.